Ciao Gelson, ciao. Nella storia del Chievo si dice che la squadra non manchi mai le partite decisive, ovvero le vinca sempre. Anche oggi è andata così. Sì, abbiamo purtroppo vinto una sfida veramente delicata e importantissima per noi. Era come una finale di Champions per noi e per fortuna abbiamo vinto. Ascolta, tu tra l'altro sei stato ammonito all'inizio, però nonostante questo hai disputato una partita di grande intensità, correndo anche magari qualche rischio. Sì, però il più importante per me è che la squadra rimane compatta. Che vinciamo perché era l'obiettivo che mi hanno dato il giorno che ho firmato qua al Chievo e da quello giorno non ho mai dato la mano al direttore sportivo e credo che questa settimana posso dare la mano per la seconda volta della mia vita. Bene, quindi in teoria manca un punto, mancherebbe un punticino. Sì, dipende dal risultato di domenica, giochiamo lunedì, saremo attenti al risultato. E poi noi abbiamo una partita anche bella da giocare a Torino, così all'inizio maggio, qualcosa di bello, veramente. Finale è stato tesissimo, 11 uomini Sì, nell'arcinarea di rigore. anche un po' di tensione, di paura della nostra parte, perché tutto l'obiettivo dell'anno era concentrato in 15 minuti, quindi credo che questa tensione, questa apprensione era un po' normale. Ascolta, il primo gol in campionato di Luca Arrigoni vi offrirà da bere, speriamo. Sì. Bello perché lui fa sempre il lavoro sporco, è un ruolo importantissimo e sono felice per lui. Grazie, Gelson. Ciao.